Ben ritrovati amici telespettatori per questa puntata speciale di Rete 8 Tour Village. Oggi siamo a Nerito di Crognaleto per celebrare la 68esima giornata nazionale per le vittime dagli incidenti sul lavoro. Un problema molto annoso per il nostro territorio, un evento organizzato ovviamente dall'ANMIL e in collaborazione con il Comune di Crognaleto, che ha affrontato proprio le tematiche della sicurezza, le sicurezze e soprattutto futuro per i nostri territori. Thank you.
Grazie e buongiorno a tutti, al mondo Animil, poi torneremo su questa particolarità. Grazie ai sindaci che hanno raccolto l'invito di essere qui questa mattina con me per la giornata Animil, ma soprattutto per questo momento particolare che noi teniamo, non dico di più, ma allo stesso pari di quello che poi andremo a fare nel seguito della mattinata. Lo ha detto Manola, la storia è un qualcosa di importante che noi dobbiamo tramandare. Tutto nasce, e qui gli va dato anche merito, all'Associazione Ponte la Torre, alla sua presidente Rosanna, ma al locomotore Biagio, che ha voluto trasferire questo sentimento di Salvina e poi di quello che è successo a Gabriella, in un libro che io ho avuto modo, e ti ringrazio del dono, ho avuto modo di leggere, e insomma quando lo si legge percorre un brivido nel sangue che insomma fa capire quanto è stato importante il lavoro dei partigiani. Abbiamo voluto anche noi, insieme a Colledara, dare un segnale sul territorio di Grognaledo, sulla provincia, sul nostro Abruzzo, intitolando uno spazio, e ci è sembrato il miglior spazio quello della scuola, come diceva Manola, dove si ricostruisce, dove si costruisce il tessuto del futuro, e noi ne abbiamo tanto bisogno, noi dell'entroterra. Questo largo Ikea, questo spazio destinato alla scuola, lo intitoleremo a Gabriella degli Esposti, con lo spirito di tramandare ai nostri figli quella che è la storia, quella che è stata la sofferenza di Gabriella e quello che non dovrà mai più succedere. Lo faccio con orgoglio, ringrazio tutta la struttura che ha portato giù la nostra Salvina, a partire dal sindaco Stefano Reginaldi, Reggianini, che ha avuto la bontà di essere qui con noi, sindaco di una grande città, un paese, ma è una città, 30.000 abitanti, quindi sono orgoglioso e fiero che sia qui con noi, e sono certo che costruiremo altri momenti che legano questi territori. Io mi fermo qui perché poi avremo modo di ragionare ancora. Passo la parola, se Manola me lo permette, sì, al sindaco e ascoltiamo quanto dice, senza dimenticare Lampi, insomma, che ha fatto il vestito finale a questa iniziativa. Grazie. Buongiorno, bentrovate e bentrovati a tutte e a tutti. Grazie al sindaco Giuseppe D'Alonso, che ho conosciuto personalmente questa mattina, ma di cui avevo conosciuto, diciamo così, la fama come amministratore locale di lungo corso, il che è un elemento, insomma, per me non da sottovalutare. Un saluto e un ringraziamento a tutta la comunità, alle autorità civili, militari e religiose presenti. Io questa mattina sono partito molto presto per essere qui assieme a tutti voi, assieme a Savina, assieme a una parte della sua famiglia, assieme all'Ampi di Castelfranco, assieme a Biagio, che ho conosciuto quando è venuto accompagnato le scolaresche del vostro territorio fino a Castelfranco Emilia. Ci tenevo particolarmente perché per noi Gabriella degli Esposti rappresenta non solo la straordinaria esperienza di sacrificio nel dramma e nella tragedia che ha vissuto e che ha fatto vivere alla sua famiglia, che sta versata dentro al libro che Savina, io dico finalmente, lei me lo concederà, spero, ha deciso non solo di scrivere ma di divulgare, diffondere, un libro che contiene la storia di Gabriella, della mamma Gabriella, ma che non è solo la storia della mamma Gabriella, in realtà è la storia della sua famiglia, la storia della sua famiglia all'interno di una comunità, che ha vissuto il ventennio nazifascista, fascista e nazifascista, in una realtà come quella nostra, che sta a metà fra le province di Modena e di Bologna, che è stata teatro di drammatici eccidi. Non ne cito nessuno se non quello che ha purtroppo visto protagonista Gabriella assieme ad altri 11 compagni di martirio che sono stati prelevati presso le proprie abitazioni, le proprie famiglie, con una rappresaglia ingiustificata e ingiustificabile, se mai ve ne fosse ragione di giustificare una rappresaglia. Sono stati tradotti dalle loro abitazioni nella Masso Canapa, che era un luogo vicino al centro di Castelfranco Emilia, dove sono stati torturati per diversi giorni per poi essere uccisi
sul vicino greto del fiume Panaro. Siamo? Fate i bimbi. Sindaco Giuseppe D'Alonso, oggi è una giornata importante, l'ANMIL ha deciso di celebrare proprio qui la 60ª edizione, manifestazione così importante. Certo, lo spirito di migliorare sempre più quella che è la sicurezza sul lavoro e nello stesso tempo dare manforte a questi territori che stanno in grossa difficoltà. Avere Annerito, avere nel circondario ben 800 persone significa anche una vicinanza economica a quelle attività che stanno in grossa sofferenza. Sono contento, sono orgoglioso, soddisfatto di aver, come devo dire, colto un obiettivo che va nella direzione della sicurezza. C'è stata un'ampia discussione, abbiamo ricordato quelle, ahimè, persone che hanno avuto la peggio durante la nevicata nel mio territorio. Abbiamo intitolato anche uno spazio a Gabriella degli Sposti, una storia trucidata durante la guerra, è venuta la figlia a registrare questo momento insieme al sindaco di Castelfiore di Modena, quindi un momento intenso, pieno di momenti e soprattutto pieno di emozioni. Credo che, così come è stato chiesto, la ripetizione vedremo ancora, perché questa è la direzione giusta per cercare di coniugare la sicurezza, il mondo del lavoro, ma anche la ripresa economica di questi territori. Apriamo la giornata dedicata all'infortunio sul lavoro, quindi alla prevenzione soprattutto degli infortuni sul lavoro. Vogliamo ricordare le vittime, vorremmo non farlo, ma ci tocca ogni anno ricordare qualche vittima sui luoghi del lavoro, che verrà fatto dal presidente Nicola Marcozzi, che sempre si spende moltissimo per questa associazione e soprattutto per sensibilizzare verso questo argomento. Quindi lo vorrei invitare qui vicino a me, è Nicola Marcozzi, presidente dell'associazione ANIMIL, a cui penso è doveroso fare un ringraziamento e un applauso, perché è sempre sempre molto molto attivo su questi temi. Apriamo ovviamente con il saluto del Presidente della Repubblica, che ha fatto pervenire il solito ma importante telegramma, Sergio Mattarella, e così scrive: il dramma delle vittime degli incidenti sul lavoro ancora oggi ferisce la nostra società. Garantire a tutti la possibilità di lavorare in un ambiente sicuro è scelta di civiltà. L'attenzione per ciò che può costituire pericolo per la salute del lavoratore non può mai venire meno e deve anzi essere oggetto di continuo aggiornamento. Nell'efficacia delle tutele emergono specificità legate a particolari ambiti lavorativi. Da queste esperienze deve venire una spinta verso una prospettiva di omogenea ed elevata sicurezza, nonché di salubrità di tutti gli ambienti di lavoro. A 10 anni dall'entrata in vigore del testo unico sulla sicurezza si registrano ancora percentuali inaccettabili di irregolarità, conferma di come ci sia ancora molta strada da fare per diffondere la cultura della prevenzione, un'opera in cui è meritoriamente impegnata l'ANIMIL. Oggi, come ogni anno, la Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro viene commemorata in tutte le province d'Italia. Desidero salutare tutti i partecipanti a questo appuntamento, giunto ormai alla sua 68ª edizione, con l'augurio che il miglior successo della celebrazione odierna diventi il superamento dell'urgenza che ancora oggi la genera. Il lavoro non può e non deve mai generare vittime o causare infermità. Presidente della Repubblica.
E salutiamo ovviamente tutte le autorità presenti, civili, religiose. Abbiamo avuto prima all'apertura il vescovo che purtroppo ci ha dovuto lasciare per i suoi impegni, e soprattutto tutte le amministrazioni, perché è importante salutarle, perché è chiaro che il buon risultato della prevenzione sul lavoro molto dipende dalla buona attività che fa la pubblica amministrazione in questo senso, ma soprattutto i comuni. Ormai le attività nei comuni sono le attività che maggiormente sono vicine ai cittadini, che sempre più sono presenti in ogni situazione e sono importanti anche nel controllo e nella tutela degli ambienti di lavoro. Per questo salutiamo della loro presenza per il comune di Castellalto e presidente del consiglio degli compagni Bun. Applaudiamo alla fine della lettura, facciamo l'elenco alla fine della lettura, applaudiamo. Castellalto, presidente del consiglio degli compagni Brunac, per il comune di Canzano il vice sindaco Di Pietro Biagio, per Castelfranco Emilia abbiamo visto il sindaco Reggianini, per il comune di Cortino il vice sindaco di Gianvito Elena, per il comune di Mociano il vice sindaco Lattanzi Luca, per il comune di Colledara Fiore Diego, per il comune di Teramo abbiamo il sindaco Gianguido D'Alberto, per il presidente della provincia abbiamo l'assessore Scarpantoni, per il comune di Montorio il sindaco Ennio Facciolini, per l'INAIL abbiamo il dottor, per il vicario la dottoressa Ceci Maria, per il comune di Bellande il vice sindaco Di Bernardino Teresa, per il comune di Notaresco il sindaco Di Bonaventura, poi abbiamo il rappresentante dell'ASL di Teramo, il direttore amministrativo Maurizio Di Giosia, abbiamo il nostro amico da sempre l'onorevole Rodolfo De Laurentiis, un nostro amico storico che era il comandante della polizia stradale, oggi qua in veste civica, ma lo vogliamo assolutamente salutare, il dottor Santone Fabio, e poi abbiamo ovviamente tutti i rappresentanti degli enti che non sto ad elencarli presenti all'interno al pubblico. Infine salutiamo la presenza ovviamente delle istituzioni che verranno a darci il saluto. Per il governo abbiamo la dottoressa Liberatore e per la regione Giorgio D'Ignazio. Do per il saluto ovviamente l'apertura alla dottoressa Liberatore, che rappresenta per noi l'organo più importante, che è appunto il prefetto. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno non solo alle autorità ma a tutta la comunità e anche a chi è venuto da lontano. Vedevo stamattina molti autobus arrivare qui e fortunatamente la giornata è propizia affinché l'evento possa riuscire bene. Io oggi sono qui perché il prefetto di Teramo, grazie alla Patrizia, ha voluto attraverso la mia presenza portarvi i suoi saluti e naturalmente dimostrare ancora una volta la sincera partecipazione e attenzione che la prefettura ha nei confronti del fenomeno degli infortuni sul lavoro. Proprio per questo, e vedo qui alcuni dei nostri partner di un recente protocollo d'intesa che la prefettura ha sottoscritto con alcuni soggetti istituzionali, vedo ad esempio i Vigili del Fuoco, così come l'INAIL, per citarne soltanto alcuni, al fine di rafforzare una sinergia che possa in qualche modo, attraverso la formazione e la prevenzione soprattutto, portare ad una diminuzione di questo fenomeno. Mi piacerebbe essere con voi l'anno prossimo e potervi rappresentare un risultato positivo di questa iniziativa, però vi assicuro che agiamo nella consapevolezza che una diminuzione del fenomeno non è il nostro obiettivo, perché anche un solo incidente sul lavoro, anche un solo infortunato è comunque un incidente, un infortunato di troppo. A me piace vedere una grande presenza oggi, è una giornata molto partecipata e questo forse si presta a due letture. Una forse negativa, perché mi viene da pensare che il fenomeno, attraverso la vostra presenza, ha generato tante vittime, accompagnate dai propri familiari e dai superstiti. Però vorrei invece vedere la vostra nutrita presenza oggi qui a questo evento come un segnale positivo. Immagino che ci siano tante persone che non sono state direttamente coinvolte, ma che con la loro presenza dimostrano una sensibilità a questo fenomeno. Quindi speriamo di rivederci davvero l'anno prossimo con qualche risultato da commentare positivo. E lascio la parola alle altre autorità. Grazie. Per la Regione Abruzzo porto il saluto l'assessore Giorgio D'Ignazio.
Buongiorno a tutti, grazie, grazie Nicola, sempre gentilissimo. Buongiorno, veramente un saluto caro a tutti quanti voi, lo faccio a nome del presidente Lolli e della giunta regionale mio, e lo estendo a tutti i sindaci, alle persone che sono qui oggi e che rappresentano il territorio. Permettetemi di salutare la famiglia degli esposti. Io mentre ascoltavo le sue parole, signora, pensavo a quanto è importante il momento storico che stiamo vivendo in un'Europa che vuole cambiare, e credo che ricordarci e pensare a chi qualche anno fa, perché poi gli anni passano rapidamente, i tempi si rincorrono, ha lottato e ha dato la vita per l'unità d'Italia, per la democrazia, credo che questi valori non dovremo scordarceli mai, perché sono quelli il filo conduttore. Un saluto va a tutti quanti voi, va all'Anmil, a questa giornata, a tutti coloro che sono vittime, che hanno dato e hanno sofferto. Io forse non sono manco, diciamo, la persona più adatta a parlare di questo, ma in quanto io faccio, rappresento il turismo della nostra regione, ma il turismo è un'industria, il turismo è sicuramente un lavoro, molte persone danno e ricevono economia dal turismo, e quindi anche questo è importante. Io sto varando, e questo lo voglio ricordare all'amministrazione, anzi è già legge, già pubblicata, una legge a 77 finanziata con 12 milioni di euro dalla Regione Abruzzo, che va proprio nella sicurezza. Va nella sicurezza in comuni, soprattutto come questi, che hanno avuto i problemi che l'Abruzzo ha avuto e che non vorrei nemmeno citare, li conoscete. Quindi è importante puntare sulla sicurezza. Io non lo so perché le vittime aumentano, non capisco che cosa succede, non credo che varare leggi che abbiano poi il senso di generare lavoro nero possono andare verso la sicurezza, perché purtroppo oggi l'Italia guarda a redditi che possono creare, a mio avviso, aumentare il lavoro nero. Questo non andrà in sicurezza. Io sono qui solo per testimoniare la forza che la Regione Abruzzo, che la nostra terra, questa terra qui, questa montagna, che ha dato sacrifici, grandi sacrifici alle vite, per le vite umane, per la nostra realizzazione, per la nostra democrazia, per dare sicurezza ai nostri figli, a noi, ai nostri genitori, abbia e rimanga sempre così illuminata. Permettetemi di concludere ringraziando l'ANMIL per tutto quello che fa per voi, perché non è solo un discorso di assistenza, ma è soprattutto il lavoro più grande che insieme all'INPS fa sulla prevenzione. Credo che questa sia la cosa a cui noi dobbiamo guardare. Le leggi ci sono, la prevenzione c'è, speriamo che si vada sempre verso quella direzione che è di tutela del lavoratore, che è di tutela delle famiglie, e che potremo un giorno dire magari è fatta, non c'è più necessità dell'Anvil, ma non credo che questo nel breve tempo avverrà. Voglio augurarvi una buona giornata, godendovi poi anche la bellezza del nostro territorio che vi ha qui accolto col sole. Una bella giornata, e veramente di questo Abruzzo, di questa terra, questa nostra terra ferita ma veramente bella. Grazie e buon proseguimento. Grazie. Grazie Giorgia. Il saluto della provincia, l'assessore Mauro Scarpantoni. Ovviamente noi facciamo salutare gli enti, perché ci devono dire in realtà come si stanno impegnando per tentare di prevenire l'infortunio sul lavoro, perché vorremmo venire qua e non leggere mai i nomi di infortunati sul lavoro, ma ogni anno ce ne abbiamo sempre un elenco. Grazie, grazie Manola, grazie per l'invito. Io porto i saluti del nostro presidente Renzo Abbatino e del Consiglio provinciale tutto. Una giornata importante, quindi io ringrazio l'ANMI, il suo presidente, per questa giornata di oggi, perché comunque l'importanza è di lasciare sempre una luce accesa su quello che è il tema della sicurezza del lavoro. Il testo unico, lo dicevo prima, 10 anni fa, oggi in realtà dobbiamo misurare tutti i giorni l'attuazione delle norme e leggi che ci sono. Per verificare sì che sul mondo del lavoro sia un lavoro che tutti quanti ne abbiamo il diritto, ma allora anche sicuro. Uno dei messaggi che ho visto prima nella piazza intitolata al largo degli esposti, Gabriele degli esposti. E quindi in realtà il dovere da parte delle istituzioni tutte, compresa la nostra provincia, è di verificarne le attuazioni, quindi di verificare che sui nostri posti di lavoro ci sia la sicurezza, stimolando tutte le sensibilità comprese sia i lavoratori che le imprese e tutti i stakeholders che riguardano il mondo del lavoro e la sua sicurezza. Su questo messaggio quindi ringrazio per questo invito e rinnovo il saluto
saluto, rinnovo il saluto all'amico sindaco di Crognaleto, Giuseppe D'Alonso, che ha organizzato questa bellissima giornata in questo stupendo spasaggio di Crognaleto. Grazie a voi tutti, grazie. Ecco, ora vorrei far salutare tutti i sindaci, ma è impossibile, quindi per dando voce ai sindaci, quindi agli amministratori del territorio, do voce ad uno per tutti, che è il sindaco di Teramo, Gianguillo D'Alberto. Grazie, grazie all'ANMIL per l'organizzazione di questa giornata, al sindaco D'Alonso, un onore per me poter rappresentare in queste poche parole che vi rappresento tutti i sindaci della nostra comunità provinciale, oltre a rappresentare e portare il saluto della città di Teramo, della Giunta e del Consiglio Comunale. E per me è la prima giornata da sindaco, giornata di nazionale appunto sugli infortuni e nel ricordo delle vittime nello svolgimento delle attività di lavoro. Ed è un momento importante che oggi, a mio avviso, assume una valenza ancora più forte perché si lega con un filo rosso strettissimo al momento che abbiamo vissuto poco fa con l'intitolazione a Gabriella degli Sposti del largo vicino la scuola. Perché, vedete, il problema di fondo è che oggi abbiamo smarrito il senso di cosa sia il lavoro. Se è ancora o no un diritto. Ho letto diritto che è sancito dalla nostra Costituzione, che come alcuni cartelli che sono stati rappresentati in piazza ricordavano come la nostra Repubblica si fonda sul lavoro, lavoro che è sancito come diritto dall'articolo 4. Ecco perché c'è il legame forte tra chi ha posto le basi per la nascita della nostra Costituzione, Costituzione che, come diceva il sindaco di Castelfranco, purtroppo non è attuata in tutte le sue forme. Una di queste è proprio la possibilità, la garanzia che le istituzioni devono mettere in campo per fare in modo che quell'articolo 4 che parla del diritto del lavoro sia realizzato nella sua pienezza e soprattutto sia realizzato in connessione col diritto alla salute, perché non esiste un diritto alla salute, un diritto al lavoro che non sia contestualmente un diritto al lavoro sicuro e che non sia un diritto al lavoro nell'ambito del quale la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro venga posta al primo posto. C'era un cartello in piazza che diceva, che insomma recitava, il lavoro è una necessità, ma il lavoro è un diritto. Il problema è proprio questo. In questo momento di crisi, la grande difficoltà che viviamo ci porta a vivere il rapporto con il lavoro solo come il bisogno del lavoro, la necessità del lavoro. Questo pone il lavoratore in una condizione di grande debolezza, spesso magari sotto ricatto, che lo costringe anche a lavorare in condizioni di non sicurezza, anche ad avere difficoltà poi a denunciare le situazioni appunto anche illegali che si producono nei luoghi di lavoro. Questo è il salto che dobbiamo fare, dobbiamo recuperare il senso del lavoro come diritto e non più solo esclusivamente come bisogno. Purtroppo viviamo oggi una situazione in cui lo Stato sociale viene continuamente smantellato, per un motivo molto semplice che è drammatico, rispetto al quale dobbiamo porre un freno. I diritti, la garanzia dei diritti non può essere concepita solo esclusivamente come un costo, ma sono un valore. Ecco perché nel corso di questi anni abbiamo perso, smarrito il sostegno delle istituzioni, della legislazione di tutela vera e dell'attuazione concreta della legislazione, perché non basta scrivere le leggi, poi le leggi vanno attuate. Costa, non costa, il lavoro è un valore per la nostra democrazia, è un valore per la crescita di tutta la nostra comunità, quindi non possiamo equiparare quelli che sono valori ed interessi. E in una situazione così difficile, in cui le istituzioni non riescono a dare queste risposte, il ruolo dell'ANMIL è fondamentale, perché riesce a svolgere un ruolo di supplenza importantissimo, sia per quanto riguarda l'attività di prevenzione, che poi dovrebbe essere posta al primo posto, la riabilitazione e il sostegno per le vittime. Un'attività meritoria della quale ringrazio, attraverso Nicola Marcozzi, tutti coloro che per il nostro territorio garantiscono questa attività, un'attività fondamentale che mette insieme il valore della sussidiarietà, quindi il ruolo di sostituzione delle istituzioni, insieme a quello della solidarietà. Solidarietà che non può che partire da un concetto per quanto riguarda il mondo del lavoro, il luogo di lavoro, che l'attività lavorativa non può essere solo considerata un rapporto tra lavoro e produttività, attraverso una concezione utilitaristica che inserisce il lavoratore
in un meccanismo appunto puramente produttivo e utilitaristico. Va recuperata la centralità della persona. Ecco, questo è l'auspicio più grande che la persona con i suoi diritti, l'auspicio più grande che come città di Teramo, come provincia, come comuni della provincia, io intendo rivolgere a questa importante comunità in una giornata straordinaria, e vi ringrazio ancora per l'organizzazione di questo evento. Grazie. Chiudiamo i saluti istituzionali con l'intervento di un amico di sempre dell'INAIL, Rodolfo De Laurentiis. Grazie, buongiorno a tutti. Io voglio innanzitutto ringraziare il presidente Nicola Marcozzi per l'invito e attraverso lui tutti gli organismi dell'AMNIL, tutti gli uomini e le donne che quotidianamente sono impegnate all'interno di questa associazione, ma voglio ringraziare lui e tutta l'AMNI soprattutto per il lavoro straordinario che fanno quotidianamente, un lavoro dedito al sostegno delle vittime degli infortuni nel mondo del lavoro, una vicinanza straordinaria alle famiglie di quelle persone che sono state colpite da un evento tremendo, e questo lavoro di vicinanza è un lavoro che si avvicina molto alla solidarietà, ma anche all'identità di vedere, di leggere quello che è il senso del lavoro, il senso della partecipazione a una comunità, ad una società che spesso dimentica proprio quel senso di appartenenza comune e anche quel senso di condividere un destino comune. Io credo che poi il lavoro fatto da AMNIL sia straordinario per sul versante della diffusione di quella cultura della sicurezza che oggi è sancita, è consacrata e celebrata anche a livello nazionale con questa giornata che è la 68esima, e voglio ricordare solo per inciso che viene a distanza di un mese dal 75esimo anno della fondazione di AMNIL, quindi è una lunga storia che ha accompagnato il Paese nelle sue trasformazioni economiche, sociali, giuridiche, che ha accompagnato e ha illuminato un mondo troppo spesso che viene trascurato e viene dimenticato, che è quello di tutti quei lavoratori che quotidianamente sono impegnati all'interno del sistema del lavoro e che cercano di dare il proprio contributo con determinazione, con volontà, con senso anche di abnegazione, non soltanto per l'impresa dove lavorano, ma anche più in generale per la propria comunità e per il proprio paese. Io voglio sottolineare solo un paio di cose. La prima è i dati dell'INAIL che ci ricordano come dal 2015 soprattutto è aumentato un segmento dell'infortunistica, quello che riguarda i giovani fino a 35 anni, che sono aumentati del 2, tu correggimi se sbaglio, del 2,2%. Questo è sicuramente un elemento di riflessione comune, insomma, perché continuare ad assistere a statistiche che ci riportano, come dire, dei freddi numeri, ma che dietro i numeri ci sono persone, ci sono famiglie, ci sono situazioni di grande disagio, credo che sia, come dire, una riflessione che non ci deve lasciare, come dire, indifferenti, ma ci deve coinvolgere pienamente e concretamente nella creazione di una nuova stagione, prima ci ricordavano che il sindaco di Teramo ci ricordava che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, forse dovremmo fare una piccola modifica e aggiungere al lavoro il lavoro sicuro, cioè una Repubblica fondata sul lavoro sicuro, e questo è il senso e rispetto a quel mondo è una cartina di tornasole quella dell'infortunistica che riguarda i giovani sotto i 35 anni e che preoccupa, perché è quel patrimonio, perché qualsiasi paese che se vuole guardare al futuro deve guardare a quel segmento, a quel patrimonio comune che sono i giovani, su cui si fonderanno le nuove classi dirigenti, su cui si fonderà il paese e su cui il paese progredirà grazie alle loro idee, ai progetti, alle energie e la voglia di fare. Allora, rispetto a questo, io credo che sia giusto anche richiamare, come fa il Presidente Bettoni, il ruolo dei media, ma io credo che ci sia bisogno di una risposta collettiva, di un sistema complessivo del Paese
che introduce finalmente all'ordine del giorno, al primo punto, quello sulla sicurezza del lavoro, e in cui tutti quanti si possa dare un contributo serio, fattivo, perché il prossimo anno non trovarci qui a celebrare, come dire, l'ennesima giornata, però che è contrassegnata da nuovi infortuni, da un aumento, eccetera. Allora, grazie Amnil, e grazie soprattutto di ricordarci a tutti quanti noi le nostre responsabilità e il nostro impegno comune. Grazie. Ora invito qui vicino a me il sindaco di Montorio, Ennio Facciolini, e ovviamente il padrone di casa, il sindaco di Crognaleto, per un momento di premiazione, ricordo, esaltazione. Quindi a te parola, sindaco. Sì, intanto una parola a Nicola, perché poi magari non avrò più modo di ringraziarlo per il lavoro che svolge in ambito provinciale, in ambito regionale, con questa grande struttura, l'ANEMIL, che cura un po' quella particolare situazione del lavoratore che spesse volte insomma ha delle grosse difficoltà. Abbiamo ascoltato insomma anche il sindaco di Teramo, insomma questo bello articolato della Costituzione che poi magari non trova la misura, e registriamo insomma i dati dell'INAIL ci dicono che c'è questa crescita. Poi magari la dottoressa Cici Maria entrerà più nello specifico. Quando Nicola mi ha detto facciamo l'iniziativa a Crognaleto, mi si è aperto il cuore per due ordini di motivi. Il primo, perché è un modo per, come devo dire, venire incontro alle esigenze di un territorio che è in difficoltà, portare oggi annerito quasi 700 e più persone significa animare un po' quelle economie, e io vi ringrazio tutti perché è un momento di vicinanza a quelle persone, a quelle attività che veramente sono in difficoltà. L'altro aspetto è quello di ricordare ovviamente le persone che hanno avuto la sfortuna incidentistica sul lavoro, e abbiamo coniugato insieme alla intitolazione di Gabriella degli Esposti un altro momento che insomma ha visto piangere il mio territorio. Noi nel 2017 abbiamo avuto una difficoltà enorme, abbiamo avuto la perdita di due miei concittadini, Mattia e Claudio Marinelli. Oggi qui insieme al sindaco di Montorio, che è stato colui che poi ha raccolto una associazione del nord, un insieme di risorse che noi doniamo a questa signora per cercare di superare questi momenti che insomma sono lunghi, duri e difficili. Prego sindaco. Grazie a tutti, grazie a tutte le autorità, le forze, e sia esse militari, religiose, istituzionali. Quello che volevo dirvi è che questa giornata, grazie all'ANMIL chiaramente e al vostro caro sindaco che si impegna sempre in queste manifestazioni, riesce a farle veramente diventare organizzate al meglio. Quindi quello che volevo dirvi è questo, che non sono tanti mesi che sto facendo l'esperienza da sindaco, ma quello che sto vedendo è che c'è molto spesso all'interno dei cittadini, della zona montana interna soprattutto, partendo dal mio comune che rappresento, un senso di sfiducia. Lo leggo negli occhi dei giovani e lo sento vicino in quello dei meno giovani. Chiaramente tutto quello che si è stato detto nel mondo del lavoro è giusto, ma questo lavoro che manca, questa economia che dobbiamo ricreare, questa sinergia che dobbiamo fare tra i comuni che hanno più necessità, ci devono spingere a pensare oltre, perché permettetemi, se forse come l'assessore al turismo D'Ignazio ricordava che il turismo è una fonte importante di economia, io dico forse nel nostro entroterra qualcosina si è stato sbagliato. Ricordo delle zone che sono rimaste sempre quelle dove la vita nei nostri comuni è veramente difficile, e io la conosco bene, so quanto è difficile vivere nei posti come questo. Magari nei momenti di festa o nei momenti d'estate la cosa è bella,
ma dopo ci sono altri mesi che ci attendono, e in quei mesi che dobbiamo cercare di fare sinergia e forza per dare anche quel supporto alla cittadinanza che rimangono e vogliono far rimanere in vita i comuni dell'entroterra che ne hanno veramente bisogno, per dopo cercare di fare economia. Questo è il difficile, questa sarà la nostra sfida, questo è quello che tutti insieme cercheremo di fare. Ora, come dicevo prima, vivere in questi posti dove magari il tempo non è sempre clemente, dove i disagi di vita quotidiana non è poi così semplice, perché delle volte bastano quelle piccole cose che bisogna prendere la macchina e recarsi dove ci si deve recare. Quindi questa è la realtà. Mi sono spostato un pochettino su questo argomento perché è stato detto tanto sul mondo del lavoro e sono cose giuste. Dovremmo cercare di sviluppare quel famoso turismo che forse è un'arma vincente. Dovremmo cercare di lavorare tutti insieme, ma soprattutto quando dicevo che il tempo con noi non è sempre così clemente, e perché mi riferivo a un evento che è successo con la nevicata tempo fa e che siamo qui, io insieme al sindaco D'Alonso, perché c'è un'organizzazione o una comunità di gente di Milano che si è messa vicino a noi e vi leggo cosa ci ha scritto. Associazione Abruzzese Molisana, Mattioli, via Giacomo Leopardi 14, Milano. Gentile signora Liliana Furia, Crognaleto Teramo. Siamo un piccolo gruppo di tuoi corregionali abruzzesi che per motivi vari, ma soprattutto di lavoro, operiamo a Milano. Ogni tanto ci ritroviamo per mantenere vivo l'attaccamento alle nostre comuni origini e al nostro Abruzzo. Siamo rimasti molto toccati da quanto è avvenuto in regione nel gennaio 2017 in occasione delle forti scosse di terremoto e della grossa nevicata nel Teramano. Abbiamo anche appreso della tragedia che ha colpito la tua famiglia e non possiamo fare altro che unirci al tuo dolore e invitarti a tenere duro. Per manifestarti la nostra vicinanza tra i nostri corregionali abbiamo raccolto una piccola somma che ti facciamo avere attraverso il sindaco di Montorio Mario Regno Facciolini e il sindaco di Crognaleto Giuseppe D'Alonso. Noi tutti ti abbracciamo, il presidente Angelo dell'Appennino. Questo è quanto molto spesso ci sentiamo delle persone che sono andate via del lavoro, perché purtroppo nella nostra regione ultimamente questa cosa si è aggravata molto, ma anche prima il lavoro è sempre stato uno scoglio molto forte. E quindi loro si uniscono al nostro dolore, si unisce a me e al sindaco D'Alonso che rappresentiamo le nostre rispettive comunità per donare quello che hanno raccolto alla signora. Certo, questo non colmerà quello che è successo, non rimpiazzerà le persone che sono venute a mancare nel suo cuore, ma certamente lo deve guardare solo e semplicemente come una comunità, come tanta gente si avvicina a lei e al suo dolore. Grazie, grazie. La signora la chiamiamo tra un po' sul palco perché si era allontanato dalla piazza, quindi appena si avvicina la chiamiamo e richiamiamo i sindaci. Continuiamo nelle relazioni.
Ovviamente vi porto il saluto del mio istituto zooprofilattico a Teramo, il mio contributo è materiale, quindi è fisico, nella partecipazione ovviamente all'attività dell'Animil per Nicola Marcozzi e per tutti voi, lo sapete, ormai sono diventata anch'io una vostra grande amica. Dunque, riprendiamo invece con la relazione sui dati da parte dell'INAIL, che qui è rappresentata oggi dal vicario Maria Ceci, che tutto fa. Maria è una donna attivissima, molto preparata, impegnata e soprattutto è molto sensibile a questa tematica. Se ne occupa con dedizione, lavorando più di 10 ore al giorno, una mia compagna di università, per cui posso dire che è veramente, ed è bravissima, solo ha questo compito incauto di dirci ogni volta i dati INAIL e quindi anche le percentuali degli infortuni che si verificano sul lavoro. Vorremmo entrambe che non ci fossero più, ma ahimè ci sono e bisogna comunque richiamarlo perché dobbiamo necessariamente tendere verso un miglioramento. Vi lascio alla importante e dinamica dottoressa Maria Ceci. Buongiorno a tutti, ringrazio intanto Manola per questa presentazione, una presentazione proprio forse ecco frutto anche del legame che c'è con l'avvocato Di Pasquale. Per me oggi è una giornata molto importante, è una giornata ricca di emozioni perché questa è la mia terra, è la terra che ha segnato la vita lavorativa della mia famiglia, di mio padre, dei miei zii, quindi il legame è ancora più forte perché non è soltanto un legame istituzionale, non è soltanto una giornata dettata dal ruolo istituzionale. Come diceva appunto l'avvocato Di Pasquale, sono il direttore vicario della direzione territoriale INAIL Teramo. Noi quotidianamente svolgiamo appunto un'attività di vicinanza a coloro che subiscono un infortunio o contraggono una malattia professionale, per cui è un argomento che ci tocca molto da vicino. Per questo infatti io ringrazio il sindaco di Crognaleto, Giuseppe D'Alonso, per aver fortemente voluto che questa iniziativa si svolgesse qui a Crognaleto, a Nerito. Ringrazio il presidente Nicola Marcozzi per l'attività che svolge, per quella quotidiana azione che fa in sinergia con INAIL, in segno proprio di rispetto del lavoratore che subisce l'infortunio sul lavoro o che contrae la malattia professionale. Dicevo appunto che l'INAIL ha questo ruolo fondamentale. Quando si pensa all'INAIL si pensa ad un ente che fa vigilanza, repressione in tema di sicurezza. E qui purtroppo ecco devo precisare che l'attività dell'INAIL invece in questo senso, in questo ambito, è un'attività di vicinanza alle imprese, di sostegno, infatti eroga finanziamenti alle aziende che mettono in sicurezza la propria realtà aziendale, che adottano modelli di gestione di sicurezza. Sono notevoli gli investimenti che l'INAIL eroga per questo motivo, partendo proprio dal dato infortunistico. Partendo proprio dall'analisi del dato infortunistico, finora si è parlato di un andamento infortunistico peggiorato, l'INAIL non ha esattamente questi dati, ma è ancora un dato provvisorio, è un dato che risente ancora, parlo dell'anno 2018, che risente ancora dell'istruttoria dei casi che sono per noi cosiddetti aperti, cioè sono quei casi che non sono stati ancora definiti, sia per quanto riguarda gli infortuni, sia per quanto riguarda le malattie professionali. Infatti il dato infortunistico a livello provinciale, parliamo di Teramo, è attualmente in miglioramento. Molto probabilmente chi mi ha preceduto faceva riferimento a degli ambiti specifici, infatti si può dire che è peggiorato soltanto il dato relativo agli infortuni degli stranieri, agli infortuni subiti da extracomunitari. In quel caso abbiamo registrato un peggioramento e questo dato ci ha fatto riflettere, ci dovrebbe far riflettere, perché che cosa significa? Che la formazione è fondamentale, molto probabilmente risente
sentono di una minore formazione, quella formazione che l'INAIL si preoccupa di organizzare con progetti di prevenzione. Prima la dottoressa Liberatore della prefettura di Teramo ricordava dell'importante iniziativa che abbiamo posto in essere proprio tra INAIL e le altre istituzioni, la ASL e tutti gli altri enti che sono preposti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Abbiamo stipulato un accordo proprio per l'analisi dei dati attraverso un osservatorio. In questo periodo stiamo lavorando proprio in questo senso con la prefettura, proprio per partire dal fenomeno infortunistico, ma partendo dalla specificità locale, cioè partendo dalla provincia di Teramo, perché altrimenti la lettura del dato, io vengo sempre chiamata proprio, ecco, quindi come INAIL, ad analizzare il dato, a dare ad una lettura del dato, ma il dato non può essere letto, non può essere interpretato se non si rapporta alla specificità locale, all'organizzazione delle aziende a livello territoriale. Quindi in questo caso noi partiamo proprio dalla provincia di Teramo per poi rapportarlo alla regione Abruzzo e quindi al dato nazionale. Quindi facciamo un'operazione inversa, partiamo proprio dal territorio. Che cosa significa partire dal territorio? Non significa soltanto rilevare il dato e portare qui dei numeri, perché i numeri ci potrebbero solo annoiare. I numeri vanno letti, i numeri vanno interpretati. Il numero va interpretato nel senso che spesso è il frutto del cosiddetto lavoro in nero. Quando si parla di sicurezza si deve fare riferimento a quelle aziende soprattutto che non rispettano le norme di sicurezza o nelle quali il lavoratore non è assicurato, non è assunto. Sono quelle le situazioni che generano maggiori problemi al sistema Italia, al sistema lavoro. Quando si pensa al diritto della salute, non si può al diritto al lavoro, non si può pensare, come diceva il sindaco di Teramo, ben diceva il sindaco, il diritto al lavoro non può essere disgiunto dal diritto alla salute, ma finché ci sia il diritto alla salute ci deve essere la tutela del lavoro, ci deve essere un contratto di lavoro serio, di fondo, ci deve essere quindi l'emersione del lavoro nero. Questo è lo sforzo che noi facciamo quotidianamente. Noi siamo consapevoli del costo del lavoro, come ente pubblico sappiamo quanto costa il lavoro, che cosa rappresenta per un'azienda un avere tutto in regola, ma l'INAIL è consapevole di questo e, come ho detto all'inizio, proprio in questa consapevolezza che si inserisce l'INAIL nell'erogare quei finanziamenti alle aziende, proprio per far sì che per quello che è visto come costo da un'azienda diventi poi invece una cultura della sicurezza, una riduzione quindi del costo. Credevo di dover limitare, perché spesso mi dicono, io per esaltare la mia amministrazione, il lavoro che svolgiamo quotidianamente, vedo presenti anche dei funzionari della sede di Teramo e sono contenta, vedo il dottor Zilli e mi fa molto piacere, perché tra i miei collaboratori appunto, e quindi anche lui sa qual è lo sforzo che l'INAIL svolge quotidianamente, questo sforzo che svolge appunto con ANMIL proprio per la tutela appunto del lavoratore, dicevo. Per tornare appunto adesso, e non mi voglio ulteriormente dilungare perché sembrerebbe quasi un discorso autoreferenziale della mia amministrazione, non è autoreferenziale, è soltanto un mettere in evidenza lo sforzo quotidiano che noi facciamo di tutela del lavoratore che subisce appunto un infortunio o contrae una malattia professionale, quindi che vive un momento difficile della propria vita lavorativa, di quella vita lavorativa però che è pubblica, che può essere portata ad un ente, perché voi capite bene che se non c'è un contratto di lavoro a monte, se parliamo di lavoro nero, noi non lo conosciamo, noi amministrazioni non conosciamo le situazioni del lavoro in nero, quindi questo è lo sforzo che noi cerchiamo di svolgere quotidianamente anche in sinergia con le altre amministrazioni. Grazie. Grazie Maria. Credo che sia arrivata la signora Liliana, giusto? Sindaco? Sindaci? Prego signora.
questo da parte di una comunità nostra, di delle persone che stanno ancora a Milano, sono lavoratori che si sono preoccupati, come so, sa bene, lì non colmerà il vuoto che c'è, ma lo prenda solo con della gente che le sta vicino. Grazie. Ha fatto un bonifico perché signora, questo è un nostro omaggio dell'anime per ricordare i tuoi cari. Grazie. Ecco, ora siamo quasi per concludere, ovviamente c'è però l'intervento del titolare di questa iniziativa, Nicola Marcozzi, il presidente dell'Animi della provincia di Teramo, ma anche regionale, credo, vero Nicola? Non ti vorrei sminuire. E poi a seguire, come sapete, ricordiamo le vittime dell'ultimo anno sull'ambiente del lavoro, non lo vorremmo fare, ma è necessario e doveroso, perché ricordandolo capiamo che dobbiamo migliorare e dobbiamo ridurre sempre più il numero fino a portarlo a zero. Lascio la parola a Nicola Marcozzi. Io ringrazio tutti, ma ringrazio col mio cuore, perché io rappresento una categoria di gente che lavora, una categoria di gente che ha dato tantissimo all'Abruzzo e tantissimo all'Italia, perché noi abbiamo dato una parte di noi stessi. E adesso vi prego un momento di raccoglimento, vorrei fare un minuto, ricordare le vittime degli incidenti sul lavoro, che sono tantissime, anche quest'anno sono 75 fino adesso. Allora un momento di raccoglimento, grazie. Grazie. Adesso vi voglio dire qualcosa che io ho scritto, ma l'ho scritto col mio cuore, perché io sono un infortunato sul lavoro e so che cosa significa l'infortunio sul lavoro. L'infortunio sul lavoro di un uomo è già un infortunio grandissimo. Pensiamo a una donna. Una donna che si ritrova oggi e domani senza un occhio, senza un braccio, senza una gamba, è un dramma. Noi dell'Animi, insieme all'INAIL, abbiamo messo il primo in Italia, e questo sono orgoglioso di dirlo, nella provincia di Teramo abbiamo fatto un corso per reinserimento lavorativo ai disabili del lavoro, con 66 persone, abbiamo pagato noi il psicologo, reinserimento lavorativo, e di 66 persone sono orgoglioso perché 30 sono andate a lavorare. Io penso che questo l'Animil ne è consapevole di quello che stiamo facendo. Anno scorso ad aprile, quest'anno abbiamo fatto la marcia della sicurezza. Perché le persone ci seguono? Perché io sono uno di voi. Io non parlo come parlano i politici, promettendo mare e monti. Io prometto solo quello che posso fare, quello che riesco a fare. L'altro non posso prometterlo. E vi prometto che l'Animi è sempre a fianco a voi. Se qualcuno si permette di farvi qualcosa, il Presidente è sempre a fianco a voi, perché io soffro come voi. Poi volevo ringraziare, anzi sono commosso, vorrei ringraziare D'Alonso. D'Alonso, vieni qui da me per favore, perché è stato veramente gentilissimo, ci segue e ci vuole bene, ha messo a disposizione questo bellissimo borgo di Nerito Crognaleto, che molti di voi magari non conoscevano nemmeno. È un bellissimo borgo.
Complimenti sindaco, speriamo che un altro anno possiamo farlo, un altro borgo, rifarlo qui, perché vogliamo dare una mano alla montagna, perché la montagna nostra, la montagna più bella d'Italia, si sta spopolando, i giovani che cosa gli diamo? Adesso vorrei chiedere al governo, ai sindaci, dobbiamo fare qualcosa, creare qualcosa per i giovani, perché se no i nostri borghi d'Italia scompaiono e scompaiono le tradizioni non devono scomparire. Poi voglio ringraziare l'ANIMIL, che è la nostra associazione, ma Gabriella che veramente tutti i giorni mi deve sopportare, perché io ogni sono un vulcano, tutti i giorni comincio, oh Gabriella facciamo questo, e le due ragazze che stanno lì, che ci hanno mandato il Ministero del Lavoro, che veramente lavorano per senza soldi, perché questo bisogna dirlo, lavorano per senza soldi, come il presidente vostro. Io, presidente regionale e provinciale, dove rappresento 23.000 persone, lavoro senza soldi, io non prendo i soldi, non prendo stipendio, non prendo niente. Appunto, non faccio come i politici che guadagnano 20.000 euro al mese, ma noi benzina non guadagniamo niente. No, io non ho detto ai sindaci, perché i sindaci non guadagnano niente. Allora, adesso voglio dirvi, leggervi quattro cose che io ho scritto col cuore, veramente col cuore, perché non serve che leggo, perché io so che cosa significa l'infortunio sul lavoro, so che significa la sofferenza, so che significa rialzarsi la mattina e ritrovarsi invalido. Allora voglio ringraziare la ASL, perché col primo qui c'è il direttore amministrativo che poi ci farà il saluto, perché ci abbiamo un accordo con la ASL che abbiamo una corsia preferenziale per gli invalidi sul lavoro, ed è giusto che sia così, perché un invalido del lavoro, per fare una risonanza, un TAC, caro Di Giosia, non si può mettere un anno, perché se uno sta male adesso, fra un anno può darsi che non gli serve più perché è morto. È la stessa cosa, noi che rappresentiamo in Italia, caro Di Giosia, noi rappresentiamo in Italia 850.000 iscritti, siamo un esercito. Allora questi numeri fa riflettere, caro Di Giosia, perché non siamo qui in la piazza come i falsi invalidi, perché ci sono ogni giorno la televisione, se accendiamo la televisione, oh c'è un falso invalido. Gli invalidi del lavoro non sono un falso invalidi, perché te lo può dire la dottoressa Ceci, che l'INAIL, se vai lì che sei un falso invalido, non ti dà un punto di invalidità. Quelli che stanno qui sono tutta gente di serie A che hanno lavorato e hanno dato tanto alla nostra meravigliosa terra d'Abruzzo. Grazie. Buongiorno a tutti e benvenuti alla celebrazione della 68ª giornata delle vittime di incidenti sul lavoro e malattie professionali. In questi 75 anni, perché noi parliamo 68ª giornata, come 75 anni, noi siamo nati nel 1933, siccome durante il fascismo Mussolini cancellò fondato sul lavoro, ma un lavoro sicuro, e cominciammo che eravamo un organo dello Stato fino al 1970, l'ANIMIL era dello Stato, rappresentava lo Stato italiano, adesso siamo un onulus che rappresentiamo tutti gli invalidi del lavoro d'Italia, perché gli invalidi del lavoro d'Italia ne sono 1.200.000 non sono iscritti e 850.000 sono iscritti con noi, vuol dire che qualcosa noi agli invalidi diamo, grazie. In questi 75 anni l'ANIMIL è stata protagonista al fianco dei suoi associati di iniziative molto apprezzate che hanno contribuito al miglioramento costante della tutela delle vittime del lavoro, ma consapevole allo stesso tempo che la strada da percorrere è ancora molto lunga. Ed è proprio per questo, carissimi amici, che oggi mi soffermo e ricordo a tutti l'articolo 38 della Costituzione, nella quale si stabilisce che ogni cittadino inabile al lavoro, e ripeto, inabile al lavoro, è sprovvisto di mezzi necessari per vivere e diritto, ripeto, ha diritto al mantenimento e l'assistenza sociale.
Invece accade purtroppo sempre più spesso che queste persone vengono lasciate da solo, senza la possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro, provocando un forte disagio sia sociale che economico. Ho citato quest'articolo per ricordare lo scopo di essi, che è quello di garantire a questi cittadini una vita dignitosa, e ripeto, dignitosa. Basti pensare che nella nostra regione, nel periodo da gennaio ad agosto di quest'anno, le denunce di infortunio sul lavoro sono state ben 9.100, solo il 3,5 in meno rispetto allo scorso anno, che ne erano 9.428, di cui 18 con esito mortale. Erano stati 32 nel 2017 perché c'erano state le morti di Rigopiano. Mentre le denunce di malattie professionali nei giorni nei primi 8 mesi di quest'anno sono state 2.948, con una diminuzione dell'1,2 rispetto allo scorso anno, 2.984. Sappiamo che il momento è delicato, con una manovra economica in fase di definizione e i vincoli di bilancio con cui ormai abbiamo imparato a fare i conti, ma l'associazione non intende lasciare nulla di intentato. Forte dell'autorevolezza dei nostri 75 anni di vita, di storia, hanno lasciato che ci è ormai riconosciuta ad ogni livello istituzionale. La sfida sarà quella di superare e guardare al futuro per cogliere i bisogni di una società che continua in continua evoluzione, nella quale il lavoro del welfare, qua parliamo di welfare, molti di voi il welfare non lo sa, ma è una cosa che serve per il lavoro, giocando un ruolo cruciale nel raggiungimento dell'autonomia e della realizzazione dell'individuo. Io dico che, ripeto ancora, che lo Stato italiano non si può permettere di avere tutti questi infortuni sul lavoro. Noi stiamo lavorando a fianco dell'INAIL e la dottoressa l'ha detto, facciamo, io sono sempre dall'INAIL a scocciarlo, perché facciamo le cose insieme per far sì che un altro anno leggiamo ancora che siamo in diminuzione. Grazie. Grazie Nicola, grazie. Grande Nicola. Allora passiamo alla fase della consegna dei fiori. Nicola, vieni, vieni vicino a me. Intanto chiamo sul palco i familiari di Stefano Chiodi, di 31 anni. Parliamo dei caduti sul lavoro, quindi l'età è particolarmente premia. Sì, premia il sindaco Diego di Bonaventura, lui dopo. Certo, avremmo voluto sicuramente non chiamarla qui sul palco, veramente ci dispiace moltissimo, un ragazzo di 31 anni. Per par condicio però volevo far dire una parola al sindaco Diego di Bonaventura. Non mi aspettavo, veramente ringrazio, perché grazie veramente Pasquale, ringrazio chi ci ha ospitato, il sindaco D'Alonso, che tra virgolette ci trova in una piccola corsa per rappresentare degli interi territori, veramente con difficoltà. Lo dicevate tutti e sapete, io ho delle difficoltà, ogni tanto sono orgoglioso di portare la fascia del nostro Stato italiano e faccio difficoltà negli ultimi anni a concepire un discorso di Europa così come è fatta, perché non me ne vogliate, e non voglio fare il populista, ma siamo il popolo, dico sempre. Quindi solo prendere l'impegno personale, diventare. Sì, no. Dico sempre che quelle caselle, quegli indirizzi europei, porta poi a quello che diceva il sindaco di Teramo, a quello che dicevano gli altri che sono intervenuti, a non vedere più l'uomo, ma solamente la casella di bilancio, che sta distruggendo, io lo dico sempre, le nostre realtà, le nostre economie e anche il fatto, sul lavoro. Mi fermo qua perché poi vado sconfino, E io sono legato all'Animil, ogni anno cerco di essere qui con voi perché già la presenza è tanto, no? Oggi non abbiamo più tempo per fare nulla, perciò io ringrazio i colleghi sindaci tutti che sono venuti
e spero di potervi accogliere nel nostro piccolo borgo notaresco. Ok, grazie veramente, grazie a tutti. Grazie. Chiamiamo i familiari di Aldo D'Agostino, di 62 anni. Viene con noi il comandante Santone Fabio. La moglie? Accoglie la moglie. Grazie. I familiari di Piero Ciccantelli, di 57 anni. Consegna i fiori il dottor Maurizio Di Giosia. Ovviamente Maurizio Di Giosia, ASL, non puoi che dirci una parola su questo argomento, prego. Saluto tutte le autorità civili e militari, ringrazio il sindaco D'Alonso che mi ha invitato, il presidente dell'ANMI Nicola Marcozzi, però mi ha chiamato in causa, io due parole devo spenderle. La ASL è in prima linea perché, come diceva lui, ci sono momenti in cui un cittadino, uno di voi, viene da noi e gli si viene detto che ci vuole un anno per una prestazione. Questo non è sanità e noi stiamo lavorando sodo per far tutta la direzione strategica, sta lavorando sodo per questo. Noi dobbiamo evitare che voi venite alla ASL per curarvi a seguito di un incidente del lavoro e lo dobbiamo fare mettendo in campo tutte le forze per prevenire che ciò accade. Sia salvaguardando, cioè come controlli delle attività dove vengono svolte le attività lavorative, e sia con prevenendo le malattie professionali. Vi dico soltanto che noi su questo campo ci stiamo impegnando al massimo, abbiamo nel Dipartimento di Prevenzione c'è una struttura complessa dedicata proprio alla tutela della salute dei luoghi di lavoro, dove lo stiamo dotando di un responsabile e soprattutto per potenziare tutte le attività di controllo è in atto un concorso di 10 posti tecnici della prevenzione che dobbiamo mettere in campo sul territorio, perché la tutela della salute è uno degli obblighi di legge, uno degli obblighi di salute che la direzione strategica dell'azienda deve rispettare. Siamo purtroppo, ecco, l'altra lotta che dobbiamo fare, dobbiamo impegnarci molto, è per evitare di ridurre notevolmente i tempi di attesa, ma è un problema nazionale che in tutti i modi dobbiamo cercare di limitare al massimo, perché noi dobbiamo dare delle risposte, non dobbiamo fare chiacchiere ma dare solo delle risposte, perché la salute è il diritto fondamentale del cittadino. Grazie e chiedo scusa, buona giornata. I familiari Nicola D'Alessio, di 65 anni, ci sono? No. I familiari di Nicola D'Alessio, abbiamo detto, di Alessandra Muzzi, di 46 anni? No. Ok, le ricordiamo durante la messa. Grazie. No, adesso chiamiamo il sindaco D'Alonso perché Nicola ti vuole ringraziare della tua grande ospitalità. Diamo questa targa a te, ma in realtà è per tutto il tuo paese, tutti i tuoi concittadini. Questo ricordo io lo dedico al comune di Crognaleto, al sindaco che veramente ci ha ospitato in questa bellissima gente e borgo, e lo voglio ringraziare e porgo anche un ringraziamento che mi sono scordato di dire, che noi se facciamo delle attività e stiamo facendo la marcia, stiamo facendo questo, faremo altre cose nella piazza di Teramo, dobbiamo ringraziare, non ascoltami, del Ministero della Salute, che è della Maico, che qui è il direttore della Maico, che ci finanzia molte nostre attività, se no noi non potremmo mai fare niente attività senza di loro. Grazie di nuovo Giulio, grazie. Questo la devi leggertela. Sì, si apre.
L'Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, in occasione della 68esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, ringrazia sentitamente Giuseppe D'Alonso, sindaco del comune di Crognaleto, per il patrocinio, l'ospitalità, la professionalità e la collaborazione da sempre dimostrata a favore della nostra associazione. Con profonda stima, il presidente territoriale ANEMIL, Nicola Marcozzi, nel rito di Crognaleto, 14 ottobre 2018. Un bel applauso per l'amministrazione di Nerito, grazie, un applauso forte. Grazie a nome della mia amministrazione, a nome della mia cittadinanza, lo faccio con gioia e passione perché credo nell'ANEMIL e soprattutto nella sicurezza nel mondo del lavoro. Grazie.